10 gennaio 49 a.C. Caio Giulio Cesare, che sta combattendo la guerra di Gallia, viene dichiarato dal Senato nemico della Repubblica a seguito del suo rifiuto di deporre il comando e rientrare a Roma da privato cittadino. Invece di sciogliere l'esercito e piegarsi a un ordine che ritiene iniquo, Cesare decide di marciare verso Roma alla testa di una legione formata da 5.000 fanti e 300 cavalieri. Varca con i suoi legionari armati il fiume Rubicone e pronuncia la storica frase «Alea iacta est», ovvero «il dado è tratto». Nessun romano, infatti, può oltrepassare in armi quel confine senza il permesso della Repubblica. Di qua dal fiume, Cesare è un ribelle. È l'inizio della guerra civile. Il compromesso che Cesare cerca a tutti i costi è respinto. Il Senato lo dichiara nemico di Roma e sceglie Pompeo a difensore della Repubblica. A Cesare non resta che l'attacco. La notte tra il 10 e l'11 gennaio del 49 varca il Rubicone e dà l'avvio alla guerra civile. L'inizio è comico. Cesare ha perso la strada quando doveva raggiungere il Rubicone con pochi fidati, si è perso nella campagna vicino Rimini e per un carretto di un asinaio che passava da quelle parti è riuscito comunque a ritornare sui suoi passi e in una qualche difficoltà, in qualche imbarazzo, incontrare gli uomini coi quali aveva l'accordo per compiere il gesto così a lungo protratto. E questo inizio un po' comico è raccontato da alcune fonti biografiche antiche con un po' di ironia, perché il grande Cesare, l'uomo fatale dalle cui parole e dai cui atti nasce l'impero, finisce la Repubblica, alle prese con una strada sbagliata nelle campagne vicino Rimini nella notte. Il peso politico di un leader nella tarda Roma repubblicana si misura in quante legioni egli ha. Quante ne ha Cesare, quante ne ha Pompeo, quante ne potrà contrapporre l'uno all'altro.